un pallone, no, è un'altra cosa. La Lupa per continuare il suo periodo di forma, la Locomotive per ritrovare il binario giusto e ricominciare a fare ciuff ciuff. Dall'amici di Labaro in Labaro, amici di Live Calcio Elite, un saluto da Leo Talusi. Questa è la nona giornata della Serie A d'Elite. C'era stata comunque una deviazione che l'aveva leggermente ingannato. Il lancio è verso Fiore, che la può controllare. Siamo all'interno dell'area di rigore. Fiore uno contro uno, aspetta i rinforzi, poi va col sinistro e crossa dentro. Ma si mangia un gol clamoroso, Berardino sotto porta. Poteva essere il gol dell'1-0 al dodicesimo. La Locomotive sciupa così però. E invece va Del Sole, che va col destro potentissimo. La blocca senza alcun problema Ricci. Lancio lungo verso Bernardi, che non rientrava da posizione regolare. Baldi la può girare, Baldi vuole il controllo, Baldi va col destro, non trova la porta, la lascia sfilare senza alcun problema Rizzi. Reali, tocco di prima per Fragni, sembrava essere troppo corta la sfera, invece si è rivelata nella misura giusta. Attenzione alla possibilità questa volta per Marra, uno sguardo al centro, buona la trama in area e non segna la Locomotive. E poi pallone sul fondo, occasionissima per la squadra di Andreozzi per il gol dell'1-0. È trovato Marra, attenzione perché c'è anche sul sinistro, calcio Marra e spacca la traversa, occasionissima Locomotive al 20° minuto della ripresa. Suggerimenti in avanti, occhio a tutto di prima, a Puzzo, si coordina, Puzzo ce l'ha sul sinistro, non lo fanno calciare, adesso si la mette in mezzo, non ci arriva nessuno, poi Reali la può rimantenere in gioco, Reali sul fondo. Attenzione però alla possibilità per Apuzzo di prendere il pallone. Apuzzo vede la porta col sinistro, ha scheggiato la traversa ancora con la palla che gli ha fatto letteralmente la barba. Palla sul fondo al 38. I punti di raccolta sono il Ciao Sapienza da domani, il 15 dicembre, e il 14 e 16 dicembre presso il Policlinico Umberto I. Occhio alla Locomotive che segna il gol dell'1-0 praticamente a 3 minuti dalla fine. È un Eurogol, credo abbia segnato Reali, non ho visto benissimo, ma la Locomotive è in vantaggio con un gol da Cineteca, bellissimo, pregiato, e Reali, sesto gol in campionato per lui, 1-0. Parte l'Ararti, alto sopra la traversa, altissimo, e non c'è più tempo, è finita la Locomotive. Due mesi dopo torna a vincere, batte 1-0 la Lupa grazie all'Eurogol di Reali. Dico la verità, pensavamo di averla portata, di aver portato a casa un punto, poi loro hanno approfittato dell'ennesima palla giocata male da parte nostra, hanno rigiocato velocemente e girato dall'altra parte, il loro giocatore si è inventato un gol meraviglioso, è stato molto bravo, e quindi purtroppo all'80° hanno fatto gol. Per noi che giochiamo tantissimo con le giocate dentro il campo, con i filtranti eccetera, è stato complicato, abbiamo dovuto cambiare, come chiedevi tu, il nostro modo di interpretare la partita, andare molto più sugli esterni e molto meno dentro il campo. Questa cosa ci ha consentito nel primo tempo, diciamo, di studiarla un po', è stata più complicata perché loro sono chiusi, però sono anche ripartiti bene perché hanno alzato anche il loro livello di qualità. Però nel secondo tempo, secondo me, abbiamo fatto la differenza, abbiamo alzato il ritmo, i ragazzi che sono entrati sono stati bravissimi, vittoria meritata.